una finale molto molto dinamica e accesa. Dinamica, seguiamo accesa questa... e frizzante. Vediamo Basile contro Lanzafame. Lanzafame gioca in casa. Finale. Gioca in casa, è un ottimo elemento. Lanzafame ha perso nelle ultime edizioni, credo negli Union, davvero di poco, ma è un ottimo elemento. Ha magari meno esperienza di Basile. Tra l'altro terzo di anche nell'edizione 2012, quindi è un ragazzino, certo, un ragazzo molto giovane. Intanto vediamo subito su questa entrata. Attacco di Eriseo, se non sbaglio, non l'ho visto bene, di Basile. Ecco, questa è una categoria che tu sicuramente conoscerai molto bene. Cos'è cambiato rispetto, diciamo, agli anni tuoi? Ecco, gli anni che tu hai ipotecato poi l'Europa, diciamo che tu hai avuto questi titoli, campionati d'Europa, uno di seguito all'altro e poi nel mondo. Cos'è che è cambiato fondamentalmente in questa categoria rispetto agli anni tuoi e poi subito dopo a quello che hai tirato su, che è Giovinazzo? Tra l'altro l'Italia nella categoria 60 abbiamo avuto sempre, sempre una grande tradizione molto alta. L'hai iniziata tu nel 76 con la meravigliosa medaglia alle Olimpiadi e poi intanto con Gouchi Garidi, eccolo, e riesce a girarsi, credo, Lanzafame. Sì, dicevi Fabrizio, ecco la differenza, ma i 60 kg, come possono vedere i telespettatori, anche quelli meno che conoscono un po' di meno il judo, la particolarità di questa categoria è che è molto veloce. Questa è la prima categoria, quindi si basa molto tutto sulla velocità, sul dinamismo, quindi a volte c'è meno tempo di una categoria, anche 73 sono abbastanza veloci, quindi devi fare tutto in velocità. E quello che è cambiato, a parte il regolamento, io tanti cambiamenti non li vedo, le tecniche più o meno dei 60 kg. La tecnica del 60 kg è rimasta sempre, sì, diciamo, quella. Ecco, vediamo che si è un po' fatto male al dito. Si accusa questo cramp. Ecco, ricordiamo che non c'è la possibilità di chiamare. È stata assegnato una sanzione per una presa scorretta, è stata tolta a Basile, ho visto. Sì, ecco, e quindi le tecniche sono rimaste le stesse, Morote Seoi, ecco Tomonake, tecniche sulle gambe in cui c'è poco tempo per creare opportunità. E vediamo che ha qualche problema al dito, probabilmente un crampo. Un crampo all'avambraccio, intanto vediamo il pubblico che chiaramente sostiene il suo Beniamino, anche perché, come abbiamo detto, attacco di Lanzafame su Titania Club, vediamo adesso risposta, come vedete c'è subito una risposta pronta, perché gli atleti non vogliono partire con l'handicap di una sanzione che poi può essere fatale. E vediamo, c'è sempre questa schermaglia, per quanto il regolamento sia cambiato sono costretti a prendere subito, vedete, attacco, falso attacco, probabilmente ci potrebbe essere, perché non ha creato squilibrio, contatto, e in effetti ci poteva essere. Ecco, quindi Vediamo Basile che attacca, no? Cerca una presa alta, essendo, vede che ha cambiato. Esatto, essendo più alto, ecco un ottimo Seoi, lo vediamo un po' più dinamico Fabio Basile. E vediamo che essendo più alto cerca di andare con la mano sinistra dietro la nuca, quindi quando ci riesce Lanzafame è costretto a rompere quella presa perché in effetti è più forte. Ecco adesso che Lanzafame ha imposto ed ecco un controcolpo, Teguruma. Tra l'altro incontro molto seguito dal pubblico, ricordo ai nostri telespettatori, questo finalista è proprio qui di Catania, proprio del Titania Club Judo Catania, quindi sicuramente ha dalla sua tutto il tifo, tutta la gente, certo, perché insomma fare una finale così giovane in età a un assoluto, tu che hai un'esperienza, io credo che anche per lui sia emozionante, no? Certo, poi in casa sicuramente sentirà molto la gara. E vediamo adesso questa azione di soffocamento, cerca Matè, evidentemente Fabio Basile aveva portato la mano troppo avanti, quindi sul mento, infatti segnala l'arbitro, non si può effettuare il soffocamento. Ricordiamo che nel judo si può vincere o mediante una tecnica in piedi oppure a terra per soffocamento, non ci si deve spaventare perché è tutto sotto controllo, l'avversario batte in segno di resa, oppure per leva articolare al braccio, oppure per immobilizzazione. Adesso vediamo un attacco, esatto, di questa tecnica un po', Fabrizio, diciamolo, un po' classica nei film, no? Che si vede spesso, che si chiama Tomonake, e però viene sanzionato per trascinamento. Trascina, in effetti l'avevano perdonato prima, è chiaro, l'arbitro si è ricordato, però anche questi attacchi di Basile sono un po' a rischio, perché quando va in vantaggio sulle prese, Lanzafame, Fabio Basile si butta e questo è penalizzante. Questo ragazzino, cioè, Junior, ha vinto il Junior quest'anno, Basile,
campione italiano assoluto in carica, un talento, forse uno dei talenti più prestigiosi che ha l'Italia, no? Che ha tirato fuori in questi ultimi anni. Tra l'altro, certo, proprio per continuare la tradizione che hai iniziato tu, tra l'altro abbiamo due o tre ragazzi interessanti, 60, Lanzafame, Basile, certo, abbiamo lo stesso Fabio, di uno Loreto. Dei ragazzi più promettenti, anzi, tra l'altro l'ho accompagnato io. È ancora una sanzione per Lanzafame, in effetti c'era sfuggito Fabrizio, non ha tenuto la presa al bavero con due mani, si può tenere più di pochi secondi. Attacca Fabrizio di nuovo ed eccolo qui. E credo che questa volta c'è un Vazzari addirittura, in effetti si è fermato, Lanzafame ha pensava pagato. Che fosse fuori, pensai che secondo. Ed ecco qui che vedi Fabrizio quello che diciamo prima, la gestione dello stress, certo. E in quel momento Lanzafame ha pensato alle sue penalità, adesso cerca di recuperare. E adesso è costretto a scoprirsi perché deve recuperare assolutamente un Vazzari quando manca 2-11 al termine, quindi... Insomma, ed ecco ancora e sta sbagliando l'incontro, si è innervosito. Io punto molto su questo aspetto mentale che se avete visto è cambiato proprio quando lui ha preso la seconda passività, invece di rimanere calmo si è innervosito e ha cominciato a sbagliare e ora fa Fabio Basile in mano l'incontro, lo sta chiaramente gestendo molto bene. Adesso poi chiaramente si deve scoprire perché esatto, ed eccolo di essere... qui ancora un Vazzari probabilmente o uno Jugo Vazzari con gli vediamo, arbitri vediamo però che i due arbitri di sedia hanno annullato il Vazzari, i due arbitri di sedia hanno annullato il Vazzari, vediamo cosa decidono. Ora è cambiato radicalmente l'incontro, anche Angelo Lanzafame si vede dalla sua espressione che comunque non accetta questo verdetto, però effettivamente il Vazzari gliel'ha fatto Fabio, quindi deve accettare. Comunque sì, Fabio sì, si è stato accolto quell'attimo in cui ha ceduto a livello di nervi Lanzafame, e purtroppo è stato lì che c'è stata la svolta d'incontro perché fino a quel momento era molto bilanciato. Vedo che adesso i due arbitri sono andati al tavolo, al commissario. Probabilmente devono vedere se rivedere l'azione. Perché l'azione c'era, ma vedere se è considerata all'interno dentro, o all'esterno fuori, del certo. Quadrato. Vediamo adesso, attendiamo che arrivino tutti e due i giudici sulla sede, vediamo cosa segna l'arbitro centrale, che potrebbe essere. È stato assegnato al Vazzari, vediamo a. Ecco Basile che esulta. Esulta verso il pubblico, fa vedere il cuore. Ma non lo deve fare qui in finale con Catanese. Vediamo Lanzafame, il gesto della non giusta. E questo purtroppo capita, siamo in un palazzetto, chiaramente li perdoniamo. A questi ragazzi che sono giovani però devono imparare, soprattutto i tecnici gli devono insomma far capire perché devono imparare anche a perdere, ce lo insegna il judo dove ti insegna prima a perdere e poi a vincere. Guardiamo Fabio Basile, quindi Fabio Basile si riconferma campione italiano assoluto. Questo giovane atleta ancora junior va a bissare il successo dell'anno passato. Ma ritorniamo a noi, allora questa 60 kg abbiamo detto che Fabio ci sono state tre ecco uno degli atleti migliori in questa categoria dei leggeri, diciamo.